Ricordiamo, beh, perché ne fa memoria la Chiesa Cattolica e ne fa memoria proprio perché saliva al cielo nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1228, una figura straordinaria. Benedetto XVI l'ha definito un gigante della Chiesa, del cristianesimo, sicuramente un grande esempio di santità. San Francesco d'Assisi, ne parliamo introducendolo con queste immagini. Allora, io devo dire grazie davvero a tutte le persone che lavorano nella redazione del Cuore dei Giorni, perché sentire questo canto, beh, di prima mattina, io che ho studiato dalle suore, veramente è uno dei primi canti che sono stati insegnati a me e credo a tantissimi di voi. Ne parliamo in studio con padre Giuseppe Buffon, benvenuto, buongiorno, sì, docente di storia della Chiesa moderna e contemporanea presso la Pontificia Università Antonianum, questo è il titolo ufficiale, ma soprattutto, ecco così, una figura molto legata ovviamente a quella di San Francesco da un punto di vista storico ma anche del cuore. Dicevo poco fa come tante persone nascono e soprattutto sin da piccoli vengono educati a questa figura, a questa grande figura di santità. Il Papa l'ha definita non a caso, per quanto la sua vita sia stata così semplice, beh, ha dato un'immagine proprio di un gigante della santità. Allora, perché San Francesco piace così tanto a tutti? Penso perché si è avvicinato molto alla situazione concreta di ogni uomo, ha in qualche modo riscoperto la grandezza dell'umanità. E ricordo soltanto un particolare, che fino prima della sua epoca il crocifisso veniva rappresentato come un Cristo che trionfava, come un Cristo re che trionfava, e dopo di lui invece il Cristo è diventato un uomo che soffre sulla croce, quindi che scopre questo senso del patire l'umanità, dei sentimenti, della comunicazione, no? E quindi diciamo che è quello che rappresenta in qualche modo l'Occidente, questo Occidente che rispetto all'Oriente è molto più vicino alla terra, alla storia, agli avvenimenti. Ecco, noi siamo, per inquadrarlo anche storicamente, nell'epoca delle cattedrali, quindi potremmo dire in un'epoca in cui l'Europa vive bene ed è quindi un'epoca fiorente. La sua scelta decide di irrompere completamente con un sistema in cui anche allora, come oggi, chi aveva molto e chi non aveva pochissimo. Sì. Ecco, è questa rottura che piace, perché è questo che proprio vogliamo chiederci a quest'ora del mattino, cioè la figura di San Francesco, patrono d'Italia, ricordiamocelo, come può essere attuale? Ecco, secondo me già questo può essere un punto. Era una figura in qualche modo rivoluzionaria, o è un termine sbagliato per San Francesco? Rivoluzione, non so se usare questo termine sia corretto, ma sicuramente una figura in controtendenza, come ci ha abituati insomma la Bibbia con le figure dei profeti. I profeti sono quelli che in qualche modo trovano la profondità delle cose, e mentre noi viviamo nella superficialità, e quindi lui forse coglie nella profondità degli eventi qualche cosa che va oltre il suo tempo, che va oltre l'attualità, che irrompe sull'attualità, che in qualche modo la mette in discussione. E quindi, come ricordava lei prima, quest'epoca delle cattedrali, quest'epoca
lo chiamano il precapitalismo, cominciavano gli scambi economici, le cosiddette, diciamo, a quell'epoca chiaramente non come oggi, ma insomma cominciava questa idea delle cambiali, dei commerci, eccetera. Francesco nasce in una famiglia di commercianti ed entra però in conflitto con questa realtà, no? Soprattutto attraverso questa figura del padre. Nei suoi scritti Francesco tanto è in conflitto questa figura del padre, il padre che rappresentava il potere, dunque il potere economico, l'intraprendenza economica. Francesco non nomina mai, non usa mai il termine padre per una figura umana, lo riferisce soltanto a Dio, che poi diventa il buon signore. Ricordavo come Benedetto XVI avesse voluto dedicare proprio una delle sue catechesi a San Francesco d'Assisi, e sono andato così a ricercarla, è stata quella del 27 gennaio del 2010. Ci sono diversi aspetti ovviamente che colpiscono, fanno riflettere di questa catechesi, che ripercorre proprio la biografia di San Francesco d'Assisi. Fra gli altri ne cito due. Da una parte, come dice il Papa, San Francesco non rinnova la Chiesa senza o contro il Papa, ma solo in comunione con lui, quindi ancora una volta la continuità, e poi ancora come ogni carisma donato dallo Spirito Santo va posto a servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa, come per dire a quest'ora del mattino, da una parte l'unione della Chiesa, l'essere insieme, essere per l'appunto Chiesa, e dall'altra come ciascuno nella sua diversità, nel suo essere unico, può essere posto a servizio del bene comune. Mi sembra un messaggio, anche questo, due messaggi in particolar modo attualissimi. Sì, attualissimi. Ricordo soltanto una cosa, che al tempo c'era questa eresia catara che distingueva il bene e il male, e dunque creava questa contrapposizione tra materia e spirito. E Francesco invece rifiuta ogni contrapposizione, qui il suo messaggio. Quindi si può essere, diciamo, tra virgolette, anche critici nei confronti della Chiesa, si può, spingere la Chiesa dei cambiamenti, si può lavorare per un cambiamento, per una riforma, senza mettersi in contrapposizione. Certo. Questa idea di Francesco della kenosi, della sottomissione, della ricerca del basso, in qualche modo, lo pone in contrapposizione con questi catari che, avvalendosi di questa critica alla Chiesa, invece si mettevano contro la Chiesa, quasi mettendosi sopra la Chiesa, perché chi critica gli altri, che criticano l'istituzione, si vuol mettere in qualche modo sopra l'istituzione, contro l'istituzione. Stiamo vedendo alcune immagini che si riferiscono alla straordinaria piana di Castelluccio, una località davvero straordinaria, certo. Perché San Francesco è una figura legata alla semplicità, legata alla povertà, ma anche alla natura e alla pace. Certo. Quante cose in una vita sola, una vita poi fatta di episodi storici, in cui ne cito uno, come quando nel 1219 ottenne di poter parlare in Egitto con il sultano musulmano. Ancora una volta nel 200, ecco San Francesco che ancora irrompe nella storia e apre a un dialogo anche in questo senso di grande attualità ancora oggi. Sì, diciamo che Francesco voleva andare in Terra Santa perché Gerusalemme era un po' il centro del mondo e voleva raggiungere questo centro del mondo, ma che poi è centro di se stesso, è centro della passione di Gesù. Francesco voleva andare in Terra Santa per essere martire, per poter imitare Gesù fino al martirio, e poi dopo riceverà la risposta delle stimmate su questo. Il primo a riceverle, esattamente. E quindi questa logica del martirio, c'è la ricerca dell'altro, e quindi il sultano entra in questa logica della discesa, della somiglianza a Cristo, fino a ricevere le stimmate pur di poter incontrare l'altro. Gesù sostanzialmente nella croce perdona per incontrare gli altri. E non è un caso che egli fu chiamato anche il fratello di Gesù. Vi portiamo adesso nel cuore della capitale, nel cuore più storico, al Palatino di Roma, per farvi conoscere un'altra figura legata a quella di San Francesco, e frate Alessandro Ciamei del convento di San Bonaventura al Palatino a Roma, che vedo collegato. Allora, buongiorno a te. Chiediamo anzitutto qual è l'attualità di San Francesco legata soprattutto ai giovani. So che voi ne avete testimonianza diretta, è proprio per questo che chiedo a frate Alessandro, allora, perché a tanti giovani in un'epoca di consumismo, di frenesia, ma ovviamente anche di crisi, allora questa figura cosa può dare a tanti giovani? Beh, io penso, parlo per la mia esperienza, è in contatto con i giovani di qui, non con i giovani
di tutta Italia, però penso che la bella sia il fascino che i giovani hanno per la bellezza. Ecco, la vita di Francesco può essere benissimo raccontata con degli eventi, una vita che dobbiamo spiegare, ma basta raccontare gli eventi, quello che lui ha vissuto nella sua semplicità. Faccio un esempio per farmi capire. Certo. Francesco prima della morte ha desiderio di poter gustare dei dolcetti, dei mostaccioli che sora Jacopa, donna Jacopa, gli preparava nei suoi soggiorni a Roma. Ecco, Francesco così semplicemente, prima della morte, rimane in contatto con la vita. Desidera, manda una lettera, desidera gustare questi dolcetti. Ecco, i giovani credono siano affascinati da un uomo di cui si può raccontare la vita e far vedere la bellezza di un uomo appassionato di vita. Non un maestro che deve insegnare, ma qualcuno che affascina perché con quello che vive fa vedere, fa trasparire la bellezza del messaggio evangelico, che è vitale. Frate Alessandro, abbiamo sentito poco fa il Cantico delle Creature, davvero un testo che accompagna l'infanzia di tanti perché è un qualcosa che insegna davvero, davvero tantissimo ai giovani di oggi e quindi anche ai grandi di domani. Ecco, abbiamo parlato di questo rapporto di grande attualità. Nel firmamento degli esempi dei santi, ecco, San Francesco, patrono d'Italia, piace forse anche per il suo essere molto umano, cioè è una persona che comunque ha vissuto come tutti nella sua adolescenza, ma è lì che a un certo punto ha deciso di fare un passo indietro, di cambiare, stravolgere la propria vita. Può essere questo anche ad affascinare tanti ragazzi, l'essere in qualche modo vicino e simile a tanti giovani? Sì, credo proprio così. Se leggiamo la vita di Francesco vediamo che lui è un uomo di molte passioni. Tante passioni, diverse passioni, ma a un certo punto, incontrando Cristo, scopre una passione unificante. Lo diceva anche padre Giuseppe, che saluto negli studio, è stato mio professore. E credo che Francesco ha questo segreto, una passione unificante che a un certo punto non contrappone più, non crea più un dualismo. C'è una passione nella vita e nell'età giovanile è importante trovare la passione unificante, a differenza di tante passioni e voglie che dividono, che ti può fare uno. Allora Francesco scopre il Vangelo e dice che ciò che era amaro gli fu tramutato in dolcezza d'animo e di corpo. Cioè c'è una passione che unifica, che non crea più distinzione. Il Vangelo non è sacrificio per arrivare a gustare un giorno una vita in paradiso. Il Vangelo è un dono che unifica la vita oggi, che ti permette tra le tante passioni di sceglierne una che rende bella la vita, la rende gustosa. Frate Alessandro, anche tu hai questa passione che riesci a comunicarci, vorrei, come dire, in quest'ora mattutina anche entrare nel cuore della tua vita, quindi anche di un giovane, possiamo dirlo, che parla a tanti altri giovani. A te, San Francesco, ecco, qual è l'aspetto che più ti ha affascinato da subito e che continua a guidare anche le tue giornate, la tua quotidianità? Ecco, per me l'aspetto più bello è proprio scritto nel nome che Francesco sceglie come sintesi, come eredità da donare a tutti i fratelli che lo vorranno seguire. Lui sceglie fratelli minori. Ecco, nella mia vita ho fatto esperienza stando coi più piccoli, perché al tempo di Francesco minor era un comparativo di maggioranza di parvus, più piccolo. Ecco, stando a contatto coi più piccoli ho visto che i più piccoli, siccome non ti fanno paura, indirettamente ti danno il permesso di esistere, e per me i più piccoli furono dei ragazzi paraplegici incontrati in un pellegrinaggio a Lourdes, ti permettono di esistere così come sei. Ecco, Francesco, incontrando il lebbroso, contra il più piccolo, e lui contra Gesù, che è il più piccolo tra i figli dell'uomo, il più piccolo nel regno dei cieli è Gesù, e scopre che lì la vita rinasce. Allora mi ha appassionato questo, poter essere un fratello, perché frate significa fratello, che quando incontra gli altri, più che andare a insegnare qualcosa, fa la fatica e fa questo sforzo vitale, bello, di farsi
piccolo perché la vita emerga dall'incontro e non da qualcosa che uno può insegnare, ma dall'incontro con l'altro. E credo che i giovani questo li affascini ancora tutt'oggi. La giovinezza è una fascia dell'età in cui bisogna decidere chi diventare, tra le tante possibilità sceglierne una. Se trovano qualcuno che, seguendo l'esempio di Gesù e poi di Francesco, si fa piccolo vicino a loro, hanno il coraggio di emergere nella loro unicità. E credo che questo essere della minorità è ciò che mi ha beneficato e ciò che vorrei continuare nella testimonianza a portare agli altri. Grazie, grazie allora al fratello, frate Alessandro Ciamei, buona giornata e a presto. Buona giornata. Grazie, mentre torniamo in studio per un'ultima domanda che vorrei fare a padre Giuseppe, che qui vediamo un docente, abbiamo detto, anche alla Sorbona, hai viaggiato il mondo, eppure io ti vedo veramente con una semplicità che colpisce. Noi continuiamo a darci il tuo come ce lo davamo anche fuori onda per entrare in trasmissione. Padre Giuseppe, posso chiedere a te, una figura quindi che hai insegnato ad altri, e che soprattutto sei uno dei più grandi esperti di questa figura. Cosa ti ha convinto? Perché hai scelto, tornando nel passato, quindi a tanti anni fa, perché hai scelto di diventare francescano? Posso chiedertelo? Ci provo, perché non è molto semplice comunicarlo. Ad ogni modo, vabbè, io vengo da una famiglia appunto dove, dalla parte di mia madre, insomma, c'era stata questo arricchimento veloce. Mio nonno era diventato un commerciante molto affermato in pochissimi anni. Io ho visto che invece questo denaro accumulato in maniera sovrabbondante ha creato poi dei dissidi. I figli di questo mio nonno si sono ricorsi a degli avvocati per andare contro di lui. Insomma, questo denaro ha disgregato in qualche modo questa famiglia, ha messo gli uni contro gli altri. E questo ha creato in me una sorta di reazione per dire: ma forse questa non è la via giusta, forse questa non è la cosa più opportuna. E poi questo, diciamo, come elemento di rottura. E poi è successo che io ho vissuto in una parrocchia molto attiva, molto viva, con degli incontri dei giovani frequenti. Il mio animatore, che aveva 5-6 anni più di me, una sera è venuto così a un incontro e ci ha annunciato che, insomma, nel giro di qualche mese sarebbe entrato in seminario, lui che lavorava in banca. E questo io avevo a quel tempo 16-17 anni, e questo mi ha fatto capire che, insomma, che Dio interviene nella vita delle persone, che quindi c'è una verità che sta dentro di noi e che, se uno ascolta questa verità, viene portato a fare delle cose che probabilmente non vorrebbe fare da un punto di vista, certo, umano. Così. Beh, soprattutto la prima parte mi ricorda una certa biografia di cui abbiamo parlato poco fa. Sì. Davvero, è una grande biografia. Grazie, grazie a padre Giuseppe, che grazie questa a voi. Giornata, grazie a voi. Vuol dire che voi sentite così vicina, ma sente, credo, qualsiasi laico, qualsiasi persona, è davvero di cuore, non solo dell'Italia, ma del mondo intero. Buona festa.